dove almeno poteva trovare Vespa o Berlusconi, Bersani o Fazio che parlano un italiano tutto sommato ragionevole, almeno quanto alla forma. Forse in futuro, iniziando da Facebook e poi passando all'uso di vari siti per copiare i risultati di qualche ricerca, a poco una percentuale ragionevole di giovanissimi inizierà a leggere qualcosa anche su internet, vero o falso che sia. Ma quanti saranno capaci di distinguere la buona lingua di certi siti dall'italiano coatto di certi blogger? E cosa sarà allora l'italiano medio di domani? Non lo so, perché è tipico di ogni scienza della lingua sapere che non si fanno previsioni sullo sviluppo di una lingua. Una sola previsione mi sentirei di fare, anche se l'unità d'Italia, come alcuni vogliono, venisse infranta, non si arriverebbe a un'estinzione dell'italiano e un trionfo dei dialetti. La questione della differenza tra un dialetto e una lingua è assai spinosa e qualcuno ha detto che una lingua è un dialetto, è soltanto un dialetto è una lingua a cui sono mancati un esercito e una marina. E infatti, quando era lingua ufficiale della Repubblica di Venezia, usato nei documenti pubblici, il Veneto era a tutti gli effetti una lingua. Ma un dialetto è anche una lingua a cui è mancata l'università, e cioè la pratica della ricerca e della discussione scientifica e filosofica. Questo non vuol dire che i dialetti possono esprimere solo il mondo popolare che per tradizione è comico e carnascialesco. Certamente il dialetto sa essere deliziosamente fescennino, ma alcuni dialetti, vediamo il napoletano, hanno provato di essere capaci di esprimere il dramma e la tragedia, si pensi a Edoardo o anche soltanto a Malafemmena. D'altra parte il milanese non è solo quello di Bramieri o di Tino Scotti, e chi leggesse l'Eldì di Mort a Leger di Delio Tessa scoprirebbe una lingua tragica di durezza quasi brechtiana. Ma c'è un fenomeno che appare in molti dialetti, è che dopo aver fatto un'affermazione in dialetto, se si vuole sottolinearne la verità, la si ripete in italiano. Cioè, se no, usponenta, non si può. Questo significa che la lingua nazionale sottolinea la serietà e la decisione dell'intenzione. Ho trovato su Wikipedia molte voci tradotte in piemontese. Non ho il tempo di leggervi Aristotele in torinese perché è veramente delizioso. Ma emerge che la Calcide, Atene, il Liceo sono detti in italiano e non tradotti. Così come in ogni dialetto si traducono i nomi dei paesi vicini, ma non Londra, Berlino o Parigi. D'altra parte, pensate a immaginare nel vostro dialetto come tradurre da Heidegger le tre estasi della temporalità o l'essere per la morte, e il risultato non può essere che comico. Il dialetto riesce a trasmettere in maniera profonda sentimenti, passioni, amori e dolori. Ma allora qual è il suo limite? Sentiamo cosa ci dice Umberto Eco e come conclude il suo intervento. Una volta Leo Longanesi aveva provocatoriamente affermato che non si può essere un grande poeta bulgaro. A prima vista questa parrebbe una volgarità razzista, oppure una banalità, nel senso che se qualcuno fosse un grande poeta bulgaro nessuno lo capirebbe perché avrebbe scritto in una lingua parlata da pochi. Ma io credo che ci sia una terza interpretazione più profonda. Una volta degli amici mi hanno chiesto di dare consigli alla loro figlia che doveva scegliersi un'università, amici americani, e i genitori avrebbero voluto Harvard, mentre la bambina voleva andare in un piccolo college upstate, perché dice lì i professori sono più dedicated, ti seguono, mentre Harvard sono tutti i premi Nobel che girano per il mondo. E allora gli ho spiegato che sì, era vero, ma che il suo professore premio Nobel, quando avesse fatto lezione, le avrebbe detto cose che il giovane professore del piccolo college non le avrebbe mai detto, che avrebbe invitato per conferenze e seminari colleghi da tutto il mondo, che lei ogni sera avrebbe potuto scegliere tra vari eventi musicali, teatrali, letterari, che l'edicola di Harvard Square contiene tutti, dico tutti, i quotidiani di tutti i paesi. Insomma, le avevo detto, da Harvard passa il gran vento del mondo, mentre upstate avrai solo una dignitosa bonaccia. La ragazza mi ha seguito e sta facendo una bella carriera accademica.
Ora, Bulgaria, a parte che ha una bella sua storia, ma immaginiamoci come esperimento mentale un piccolo paese dalla lingua impervia, dalla scrittura diversa a quella degli altri popoli, che abbia subito per secoli una dominazione straniera, che per secoli non sia stato mai visitato da altre genti, i cui abitanti non siano mai stati andati a, non siano mai andati a conoscere altri paesi. Ecco, un paese tagliato fuori dal gran vento del mondo. Non so se questo poteva o potrebbe impedire che tra questa gente nasca un grande poeta, ma certamente l'universo di questo poeta sarebbe più circoscritto di quello di Shakespeare o di Goethe. Un dialetto si trova, rispetto ai grandi temi della scienza e della cultura, nella situazione di un universo chiuso che non è mai stato stimolato a parlare di Hegel o del principio di indeterminazione. Per questo al dialetto si ritorna e con amore, per ritrovare il sapore e il tepore di un'infanzia perduta e le nostre radici, ma non per elaborare su quella base, che so, una carta dei diritti dell'uomo o un trattato di informatica. E pertanto va ritrovato attraverso un recupero del folklore locale, ma non può essere insegnato dall'alto, salvo scoprire che il suo lessico, che saprebbe dipingere a perfezione la minima sfumatura intermedia tra la nebbia e la brina, non è stato allenato a parlare di monocotiledoni. Se così, la regressione al dialetto diminuirebbe la possibilità di contatti con il resto del mondo. Proprio nel momento in cui si parla dell'apprendimento di altre lingue, il ritorno del dialetto come lingua ufficiale ci impedirebbe persino di parlare con gli abitanti di una regione vicina, dato che le differenze dialettali variano addirittura da chilometro a chilometro. Ed ecco che, come l'unico strumento di contatto per gli abitanti di un'ipotetica Italia divisa, sarebbe soltanto l'italiano nazionale, che da lingua utile per l'unità, ma abbiamo visto che per l'unità Cavour poteva farne benissimo a meno, diverrebbe lingua indispensabile per la disunione.